a tutti, ben arrivati in un nuovo video. Sarà un video svuota spesa, partiamo subito perché è bello denso. Niente di che, niente di particolare, niente settimana strana. Sono stata all'Idol, ho fatto un po' di spesa settimanale e di scorta, nel senso che a volte quando magari va in offerta qualche cosa compro da congelare, mettere in freezer. E partiamo subito, così metto subito in frigo. C'era in offerta il petto di pollo già affettato sottile a, ve lo dico subito, 1,79 al pezzo. Io ne ho presi 3 pezzi, va in offerta spesso, lo compro spesso, mi piace molto, faccio i pacchettini separati e li metto in congelatore, li scongelo la mattina magari per la sera o la sera prima per il pranzo. Li compro già da tantissimo tempo e devo dirvi che sono molto molto buoni, quindi ve li straconsiglio. E quindi appunto erano in offerta, l'ho presi. Poi ho preso 2 hamburger di tacchino e di rosmarino, che sono questi qua. Questi qua mi pare vengano 1,49 l'uno. Sono aumentati. Venivano di meno forse prima, vabbè. Ho preso questi qua, sono buonissimi. Anche questi li prendo spesso e volentieri. E la cosa che mi piace è che appunto sono veloci da fare, sono sfiziosi perché comunque si sente il rosmarino dentro. E poi ho preso una cosa, anche questa di certezze cosmiche, le cotolette di pollo e tacchino con spinaci, le spinaccine classiche, che anche queste surgelerò magari per i pranzi improvvisi quando mi dimentico di scongelare qualcosa, o se magari rientro a un'ora che magari è tardi e non mi sono tirata fuori niente, ad avere qualcosa di pronto da mettere nel fornetto. E sono in offerta le carote, che ho pagato 75 centesimi erano in offerta, e sono un chilo di carote, che anche queste adesso sono entrata un po' nel mood insalate, dovrei anche mettermi a dieta, quindi anche per questo che sto comprando magari un po' di carne e da avere di scorta, perché vorrei iniziare a eliminare le schifezze e rimettermi un po' in linea perché sono ingrassata. Poi ho preso 2 buste di insalata. Io prendo sempre la Misticanza della Valle Ricca, che mi trovi un po' ovunque come marca. Costa sui 99 centesimi, direi, sì, buonissima, mangio spesso e volentieri quella. Ho preso 2 vaschette di prosciutto cotto, di quello sgrassato, da 1,59 euro, perché in frigo non ne avevo più e per me per lavoro è un ottimo salva pranzo. Poi ho preso, sempre per il lavoro, un coso di tramezzini al cotto della nonna mia, per 1,29 euro. Poi ho preso delle zucchine, non vi so dire quanto fossero, sono 6,46 e venivano 99 centesimi al chilo, ne ho pagate 64 centesimi, l'ho preso per fare i miei famosi spaghetti di zucchine, che nel caso non abbiate visto il video vi lascio qua sopra. Poi ho preso stracchino e il brie. Infine, ultime cose che ho preso, così poi metto intanto questa roba in frigo prima di continuare, ho preso questi yogurt qua della Milbona, della linea Biofruit, in particolare ne ho presi 2, pesca e passion fruit, che ho già mangiato, sono buonissimi, ve li straconsiglio, e ho preso per provare, perché insomma l'altro gusto non mi ispirava, ho preso quello alla ciliegia, l'altro mi pare che fosse mela e pera, non lo so, sì, mela e pera, però non mi ispirava tanto, non l'ho preso. Questi qua li ho pagati 49 centesimi al pezzo. Sono andata poi successivamente alla Basco, che in tanti dove mi hanno detto che credo sia un supermercato prettamente ligure, però sono marche che potete trovare anche dalle altre parti, magari non in promozione in questo momento. Ho preso 3 succhi della Santalla, 1,07 euro. Ho preso questo qua all'ananas, questo alle arance rosse, e infine questo qua perché mi ispirava, mango e pesca, sperando che non sia troppo dolce. E niente, ero curiosa di provarli. Questi qua sì, sono un misto tutte quanti tra frutta e zucchero, ecco, diciamo che non è frutta al 100%, però ero curiosa di provarli, quindi insomma sono molto 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 curiosa di provarli, per avere qualcosa magari di fresco da bere magari anche a metà pomeriggio se mi viene sete, o al mattino al posto del latte. Mi sembrava un'ottima alternativa. Poi ho preso 3 tisane, di cui però in una l'ho già aperta perché l'avevo presa la volta scorsa, della Pompadour. In particolare ho preso zenzero e curcuma, che è buonissima, ho già avuto già modo di provarla, e anche di questo, se in caso non abbiate visto il video delle tisane, ve lo lascio qua sopra.
quella al finocchio, che in tanti di voi mi hanno consigliato, quindi l'ho presa, e quella alla melissa, di cui però ho la bustina perché appunto ho fatto, le ho già messe nella scatola con la mia delle tisane, quindi mi è rimasta solo la bustina da mostrarvi. Venivano 1,69 euro, anziché, non me lo chiedete. E ho preso, che ancora però non ho provato, il tè nero zenzero limone della Sir Winston Tea, che è questo qua, e c'era anche zenzero e arancia, che una di voi mi aveva consigliato, però prenderemo poi con mia mamma da dividere metà e metà, perché insomma, non sapendo com'è, non mi sono sentita di prendere una busta intera, mentre meno male zenzero limone, avendo già preso precedentemente la, come si dice, aiutatemi, la tisana zenzero limone, penso che più o meno saremo sulla falsa riga di quello. E infine siamo andati di nuovo da Tigotà, perché mia mamma doveva prendere due o tre cose, e anche qua gli avevo già mostrato l'altro nel video scorso di appunto di Tigotà, che avevo preso il bagno doccia dell'ultra dolce con le tisore di miele, e a sto giro ho preso crema d'avena e mandorle dolci, idrata e rinisce, che è questo qua, e poi quello al limone e fiore di sambuco, che rinfresca e tonifica. E questo qua in particolare va bene anche se ha per i capelli, c'è scritto per corpo e per capelli, e venivano 1,75 euro, appunto li ho presi perché mi sembrava un ottimo rapporto qualità prezzo ed ero appunto curiosa di provarli. Infine sono andata alla Nespresso, se vi può interessare, e ero andata principalmente perché volevo riprendere il caffè decaffeinato, che però verrà sostituito, mi hanno detto, con il nuovo, che sarà il decaffeinato ristretto, che ho assaggiato dato che ero lì e l'ho preso. Così questo qua, vediamo, ora vi dico quanto ho speso, cioè, mi ricordo il totale, no, non ho qua con me, cosa, vabbè, ah no, eccolo qua, ho speso per il deca ristretto, ho speso 3,90 euro, e poi ho preso da provare, perché ogni tanto lo prendo qualche caffè da Nespresso, al di là di quelle cialde, quelle da Lidl, che sono compatibili per la macchina da Nespresso, io in particolare uso quelle dorate, quindi l'espresso classico, ho preso il Livanto, che ero curiosa di provare, diciamo che sono caffè che bevo ogni tanto e quando viene qualche ospite. Della Lidl ho provato anche il Deca, però insomma non mi ha entusiasmato parecchio, quindi ho deciso di tornare per il Deca alla Nespresso. E nulla, questo è quanto per quanto riguarda questo video svuota spesa. Fatemi sapere se vi è stato utile, se vi ho dato qualche spunto per la vostra spesa. Come al solito, ci vediamo al prossimo video.